Oggi ho modo di incontrare con il personale del comando di Agropoli, della Guardia Costiera, anche gli amministratori locali per fare un punto di situazione e individuare quali sono le problematiche che poi saranno oggetto di pianificazione e di intervento della Guardia Costiera relativamente a quali sono le funzioni della Guardia Costiera. Già stamani ho avuto modo di parlare col comandante e col personale, di compiacermi per l'attività di controllo che viene fatta nell'ambito del controllo sulla nautica da diporto, nell'ambito sempre dell'operazione Mare Sicuro, delle attività costanti che sono svolte per la tutela dell'ambiente marino e costiero, per la vigilanza pesca e per l'attività di sicurezza della navigazione che permane, diciamo, la nostra attività più importante. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sul nostro litorale, diciamo i chilometri di costa compresi tra Pollica e Capaccio Pestum, non sono stati pochi gli interventi che ha dovuto proprio mettere in atto la Guardia Costiera, soprattutto per salvare diversi natanti in difficoltà. Purtroppo ci sono stati anche degli episodi di annegamento. Voi siete sempre impegnati con Mare Sicuro, ma possiamo dire qualcosa in più per sollecitare magari un comportamento in particolare a tutela della sicurezza? Certo, quello che dice lei è importantissimo. Diversi sono stati gli interventi che sono stati fatti dai mezzi della Guardia Costiera, dal personale della Guardia Costiera. Io aggiungo non solo in questa parte del litorale, ma in tutto il litorale della Regione Campania, di cui sono responsabile. Ci sono stati degli interventi che hanno consentito di trarre in salvo diverse decine di persone. Purtroppo annotiamo anche qualche situazione, diciamo, non piacevole, qualche decesso. Questo per noi suona come una sorta di sconfitta, perché vorremmo salvare tutti, vorremmo arrivare sempre per tempo. Questo porta, diciamo, a lanciare un messaggio ulteriore a tutta la popolazione, che è quello di essere particolarmente attenti all'attività balneare, ma anche ai diportisti per quanto riguarda l'attività navigatoria che svolgono. Prima di tutto distinguere bene gli spazi dedicati alla balneazione da quelli invece dedicati alla navigazione. Essere particolarmente attenti quando si va per mare alle condizioni meteorologiche. Assicurarsi che a bordo ci siano tutti i mezzi di salvataggio, ma anche i mezzi ordinari, persino, diciamo, abbastanza carburante per percorrere con facilità l'itinerario che si intende percorrere. E tanti altri aspetti che sono, diciamo, poi nel buon senso, rientrano nel buon senso. Tra questi metto in evidenza quello che per i bagnanti, quello che è necessario astenersi dal fare il bagno subito dopo mangiato o diciamo anche qualche ora dopo, aspettare alcune ore, 3-4 ore, quelle che sono necessarie, perché è estremamente pericoloso tuffarsi dopo aver mangiato. Lo dico questo perché delle fattispecie concrete ci portano ad acclarare che molti incidenti sono causa proprio di questi eventi.